Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, io come vedete ho già iniziato, le cose già le ho pulite. E questa sera che cosa voglio fare? Voglio fare un carpaccio di funghi porcini. Non male. Ho preparato già Chissà delle scaglie di parmigiano, quanti saranno gli ingredienti. tantissimi, tre, anzi quattro col sale. Abbiamo qui dell'olio buonissimo che ho comprato questa sera, che ho trovato per puro caso. Io ogni tanto vado lì che scopro cose. E ovviamente bisogna pulire i funghi. Cosa dobbiamo fare per pulire i funghi porcini? Un coltello con la lama seghettata, tagliente. E ecco qui che andiamo a pulirli ben bene. Nell'info box vi metteremo anche come si puliscono per bene i funghi. Quindi, senza che ve lo sto a ripetere, andate nell'info box e vedete come si fa. Così Noi abbiamo già puliti questi qui. li abbiamo già puliti e tagliati e sono favolosi. Sono favolosi perché li ho anche assaggiati. E beh, questi hanno poche calorie, quindi io posso. Stavolta posso. Allora, puliamo bene bene il gambo. Vediamo se ci sono anche residui sotto il cappello. In questo modo. Prendiamo o un canovaccio o un foglio di Scottex ben pulita, togliamo le varie impurità, eccole qui, e puliamo in questo modo ben bene i nostri funghi. Nel caso in cui non bastasse, una passatina veloce sotto l'acqua, veloce, 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 veloce. Allora, facciamo una cosa, ci rivediamo a funghi puliti e così solo per comporre il piatto, no? O volete vedere tutta la pulitura dei No. funghi? A A dopo. fra poco. Allora, li abbiamo puliti e leggermente lavati, come vedete, e asciugati, ovviamente. A questo punto vado a tagliarli per il carpaccio. Scusate. Fini, fini. Eh sì, non devono dar fastidio, no? Perché comunque troppo grossi possono. Sono molto molto profumati, molto aromatici e molto saporiti. Quindi potrebbero dar fastidio se, come sapore, se tagliati troppo spessi. La ricetta comunque è corta, perché non può essere. Beh, non c'è cottura, c'è comunque una poca preparazione. E non è neanche a basso costo, No, perché i porcini comunque. non tantissimo, devo dire, non tantissimo, però comunque costicchiano, sì, certo, non è un'insalata, che costa poco. Sì, l'odore è notevole. Ok, io continuo a tagliare gli altri e ci vediamo A piatto pronto. a piatto da preparare. Preparare? Certo, A tra poco. a fra poco. Tanto mi sa che stasera l'assaggio lo fai tu. A dopo. Sì, assolutamente. A dopo. Eccoci qua, cominciamo a preparare il nostro piattone di carpaccio. Carinissima questa fetta qui. Vero? Sì.
Quindi li hai messi così, Un filo d'olio. con un filo d'olio. Metto pure un po' di sale. E il piatto è fatto. E il piatto praticamente è fatto. Dobbiamo mettere solamente il nostro parmigiano. Mi raccomando che sia un parmigiano buono però, di quelli stagionati un po'. Mettiamo altro olio. A questo punto facciamo anche un giro così. Mettiamo queste bellissime scaglie di parmigiano che però non devono andare a coprire il nostro disegno perché sennò tutta sta fatica. Eccole qua. Eccole fatto. E un altro po' di sale. E ora manca il tuo tocco. Già. Mi rubi la scena. Sì. Ci sta che ogni tanto assaggio Certo. anch'io. Assaggi tutto ciò che è caloroso o calorico, caloroso. Senti che ho detto. E io invece vado a mangiarmi. Oh, guardate che bella! È venuta Guarda qua l'hai proprio. preso. Credo le piaccia. È fenomenale. Mamma mia. E allora, bravissima tavola consiglia. Bellissimi funghi. Scusate, bellissimi funghi. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.